Premio Canaletto alla Scuola Grande di San Teodoro, nel cuore di Venezia, accanto a Ponte di Rialto. Siamo col professor Alberto Tattanati, direttore del Museo Modigliani, una serata straordinaria, quella di ieri sera, qui proprio nel cuore di Venezia, con tantissimi artisti e tante personalità. Alberto, partiamo da qui, la Michael Asenar, questi quadri particolari, sì, soggetti un po' di... soffusi. Soffusi, ma è straordinario come la pittrice riesce a dare la luminescenza e il riflesso dell'acqua e quindi fare della pittura una macrofotografia, straordinaria. E la Gianfranca di Ciappelli, questa ragazza pugliese con una bella mano che fa il carnevale di Venezia con la maschera, la semplicità, sì, ma anche, sì, l'eleganza. Sì. È bello come ha saputo armonizzare i colori interi della maschera con il fondo e con la silhouette del nero. Sì. Barbara Trani, che dire, ricchezza, colori e il carnevale vero dell'arte, ecco. Sì, spatolate, veloci, fate un colore acrilico, quindi una maggiore abilità. L'eleganza di Elena Borboni, esatto, proprio lei, sì, con questi fiori un po' particolari, sì, e con questa sorta, sì, di una sorta di mosaico, no? Post-moderno, sì, interessante. E poi l'artista romano Mario Mattei, che disegna nell'anno con i fiori colorati, sì, che ha una forza tutta sua. Credo che il bello di Mario Mattei e del suo fare arte si apprezza nelle grandi dimensioni. È straordinaria la sua capacità di unire colore e tonalità. Camisella Pastor, l'artista italo-cubana. Dai tavolini, poltrone, quadri di vario genere, ma soprattutto molto divertenti e molto forti per colore. Sì. La storia è una storia, un suo tratto, un paesaggio in particolare, è come se si scoprisse un universo dentro un cosmo pittorico, molto molto bello. Vediamo il cane in Moscow, questi triangoli, queste forme, sì, singolare, un arco singolare. Sì. E anche qui lei ricorda molto l'esperienza estetica di Sollevit, e formidabile la collocazione della tonalità per complementarietà dei colori, dei toni. La magia del carnevale, sì, per i colori di Eugenio Bonauro, ecco, semplicità ma eleganza. Sì, semplicità e stile. Venezia, c'è poco da dire, se non a volte i quadri vanno contemplati e basta. Arriviamo in Puglia, sì, esatto, ad Ari, anzi a Ari, con Gianno Susco. Susco è questa sua interpretazione dei legni. Dei legni? Sì. Sembra un abbraccio, quindi di queste stanze che si aprono, sì, così. Sì. E, bella anche questa, appunto, questa natività, e la silhouette e la tonalità dei legni. Circa Lakonen, dalla Finlandia, Helsinki, a New York, questi fiori, questa vettura, suggestiva. Lei è lo spirito macroscopico dell'impressionismo, guardate come riesce con le strie della pennellatura, della pennellata, a dare una freschezza del colore della natura, la stessa che di fatto. Adesso parliamo a Daniela Bellefratte, esatto. Daniela Bellefratte. Romana, con questa suggestiva, diciamo, percorso d'acqua in questo cammino. Sensazionale questa sorta di sospensione, no? Che lei dà dell'evento, è come se le foglie non fossero posate a terra ma sospese, una sorta di cosmo che si allontana. E si va a inoculare una chiesa, lei la rinfica, un po' particolare, presenta la sua idea della città. Sì, lei è stato figlia d'arte, il, sì, padre è un accademico, sì, famoso. Sì. Lei segue un po' e prolunga l'esperienza del padre, sensazionale questa sua possibilità, questa sua descrizione con pochi tocchi. Giuseppe Borrello, esatto, quello qui in questi due opere singolari, sì, è adatto al carnevale praticamente. Sì. Ma lui è sensazionale, come riesce in un ambiente grande, enorme, poi nel microcosmo si vede in particolare... ha la prospettiva, esatto, molto molto lavorata. Esatto, fa vedere altre cose, come se il quadro fosse un cosmo che si ripete nelle... Siamo a rielaborare queste sculture particolari, pazzesche, lavorate in maniera, sì, incredibile, con tanta arguzia.
è evidente la... c'è uno stile che è al femminile. Noi uomini, per quanto possiamo impegnarci, non arriviamo a questa eleganza, a questa così raffinatezza straordinaria. E siamo a Roberto Pedraschi, milanese, con Arrivando dal Sasso e il bambino. E qui riusciamo a vedere l'infinitamente grande nell'infinitamente piccolo. È come se la materia fosse segnata dall'universo, e nei suoi quadri l'universo, anche nel piccolo, nel particolare, un po' come altri quadri che abbiamo già visto, si rivela, e qui si rivela in una sorta di dialogo interno che diventa espressivo. Troviamo il Carnevale del Latte con il Dario Cascanani. E abbiamo Luciano Medegazzi, artista veneziano, con questa vera energia e esplosione di colore. E chi si ricorda l'esperienza espressionista e post-modernista di Emilio Vedova e dei grandi pittori del Novecento, no? Del 1900. Alberto Curtolo, giovane pittore trevigiano. Alberto Curtolo è sensazionale perché riesce a mettere insieme più esperienze artistiche, tra cui la stampa, la fotografia e la grafica. Qui è sensazionale come riesce a mettere e armonizzare l'ombre, le luci e la materia, la materia stessa del quadro. E andiamo a Giulia Rizzi, simpatica artista di Barletta, pugliese. Giulia Rizzi è straordinario come una piccola tela riesce a mettere un cosmo eccezionalmente grande, e come riesca a mettere i rossi e i blu e i viola in armonia con gli aranci e con gli azzurri. Bravissimo professore, concordo. Marisa Ciullo, ecco la tela, proprio lei. Sì. E lei, anche lei che ha lavorato in architettura. Marisa riesce a dare con pennellate libere quella che fu l'esperienza che segnò e che ha segnato ancora il post-espressionismo italiano. Per cui troviamo le sue pennellate si armonizzano in un cosmo che poi riconosciamo nel blu, e nel blu il suo complementare, il rosso e l'arancio, si rivelano. Arriviamo a Gabriella Martino, professoressa, insegnante di arte fiorentina. Gabriella Martino, benché è ormai una veterana, si stupisce ancora di come le sue opere riescano a stupire. E così abbiamo la materia, il colore, il segno che si rivelano. E lei sembra quasi una bambina che interpreta in qualcosa di più grande di lei. Straordinaria, straordinaria. Bene, facciamo vedere questo scalone suggestivo e andiamo nella grotta dell'arte. Con una sala meravigliosa sopra, dove accadono i concerti più belli di Venezia, con i musici veneziani, seguitemi. Siamo al paese di Vincenzo Di Mani, il fotografo dei volti belli, il fotografo della bellezza, eccolo qui. Vincenzo riesce, sì, Vincenzo Maio. Quella pensierosa, esatto. Sì. Quello che inquadra la bellezza e l'immortale dei suoi scatti fantastici, da Monte Carlo al mare della Toscana. La sua particolarità è che riesce a mettere il carattere, la psicologia della modella e l'immortale, la fa diventare eterna. Non è soltanto una donna bella, ma è la psicologia, l'interiore che diventa bellezza. Franco Carletti, eccolo qua, senese, pittore singolare, sì. Non dormiente col caffè, ma nello spirito carnevolesco. E l'attesa. Ma qui è un uomo curioso dell'espressione al femminile, e questa espressione si stigmatizza, diventa quadro, diventa ritratto. Maria Teresa Guala, solinese e simpaticissima artista, direi internazionale dello stile. Sì, io ci ritrovo molto Kirchner e Guerin, questa femminilità provocante,
è una presenza viva che diventa quasi contrasto, no? Come il fondo. E siamo arrivati ad Angela Giovanetti, anche lei che mi disse il blu, il rosa, sì, il dorato, sempre appartenente, giovanissima, tra l'altro studiando a Roma. E lei ha una ricetta molto particolare, io l'ho seguita per un periodo, in cui la volta celeste e i segni zodiacali in qualche modo lasciano la loro traccia in questa particolare tavoletta. È come se quel cosmo, quell'analemma avesse lasciato proprio il suo segno, la sua carta astrale. Molto molto interessante la sua ricerca. E passiamo a un'altra di Nicola Costanzo, e dopo che fu la rinascita, l'immagine parla di sé perché è molto forte. Sì. Beh, lui fa una vera e propria riflessione e meditazione, direi, su quello che è l'uomo nel suo rincorrersi e nel suo rinascere. Bellissima questa sua silhouette messa su un cielo veramente classico. Fase di Kaug, pittrice e fisioterapista, che combina le due passioni mescolandone, qui sono di arte molto delicata. Sì. Sembra quasi il lavoro di grafica. Sì, infatti è qualcosa di straordinario, a volte ci si incanta su come gli artisti come lei riescono a mettere dei particolari e a farli diventare opera d'arte e quindi a vestirli di eternità. Cinzia Viola, pittrice milanese, molto dotata e soprattutto molto, come direbbe, solitano, molto rock. Molto rock, sì. Beh, questa è una classica espressione di oggetti che reinterpretati e fissati all'interno di una coscienza, di una cornice, diventano storia. Silvana Massone, pittrice bolognese, che passa dal PS01 al PS02, con dei codici e ricerchi particolari sul verde con sfondo bianco. Sì, quindi c'è il segno, questo è molto interessante, sai, qui uno, perché è il segno che segna e che quindi diventa simbolo già di per sé, e quindi è un cerchio, l'eterno ritorno, ciò che nasce non ha mai fine, perché nell'artista la materia non ha mai fine. Dammi Prima, vivissima, con due donne che si abbracciano, a quanto pare un quadro con uno sfondo esoterico, sulla materia di Einstein. Direi proprio di sì, direi di sì. Due donne che in qualche modo si amano e che bastano a loro stesse. Gianni Bardanella, simpatico capoir in provincia di Caserta, che dipinge questa Venezia con uno sfondo romantico, molto parlato, direi al tramonto, Alberto. Sì, beh, qui il quadro, alcune opere non vanno, sono un po' come le poesie, no? Non vanno spiegate, si guardano, si contemplano, e questa è Venezia che esplode nella sua magnificenza. Con Santa Maria della Monte sotto. Santa Maria della Monte. Roberto Proietti, calcolatore straordinario padovano di talento, che proietta il campanile di San Marco nella pioggia che c'è sul manto con la maschera. Con la maschera, sì. L'opera suggestiva. Suggestiva, molto, molto emozionante. E che dire, a volte, come ripeto, alcune opere si guardano, ci si stupisce di come l'artista riesce a far diventare bene un attimo. Un'emozione. Lorenzo De Luso. Questa donna sensuale, elegante, che ci guarda, e il titolo in inglese, La Diva, fatta proprio per la mostra del 2017. Ma bellissimo, anche qui l'artista è a livello che sa fare sintesi di un sentimento. Qui c'è una ragazza avvolta al suo passato, e in questo passato, nel suo grigio, bianco e nero, l'armonia del celeste complementare all'arancio dà un senso a tutto. Siamo Stefanie Holzen, questi qua, che arriva da questa pittrice di origine inglese, che mischia un po' di stili con uno stile tutto suo. Sì, ci sono delle donne, artiste che sanno veramente fare qualcosa di straordinario, come lei, che con la spatola ha diretto il colore nelle varie direzioni. Una volta secco il colore lì, ci vuole tempo e una certa dose di visibilità, con il dripping ha rifiuto il tutto, straordinario. Silvia Rao, esatto, vive a Milano, she's
Questo è il nome dell'opera. Sì. Lei è. Ed è polacca, esattamente polacca, con origini tedesche. E qui è la materia segnata dal tempo che diventa icona perché l'artista l'ha fatta diventare eterna. E qui sembra di vedere un muro che trasuda sopra. L'artista l'ha riprodotto perché l'osservatore riesca a capire il tempo segnato dai tempi. Molto bello, molto suggestivo. Passiamo all'opera singolare di Monsignor Fusaro, c'è un messaggio esatto per il terzo millennio. Eccolo qua, il patrono degli animali, un'opera omnia. Sì, ma io ho parlato con il patrono e con il patrono di questa associazione. E ha fatto quest'opera. Rappresenta la natura, gli animali, la dolcezza, il procreare, soprattutto la serenità che noi dentro di noi nei nostri cuori. Esattamente. E poi il Monsignor Fusaro che è stato questo sacerdote che è morto per la di santità. Giuseppe Pasqualetto, talentuoso artista, con una bellissima mano, il gatto, l'ombra del gatto, come fosse un meraviglioso nudo, un bel disegnato, con la foto di un'altra originale. Ma e qui è bello perché è la bellezza della donna, che è nuda, ma non sensuale, più nuda come Veritas, che ferma il tempo e Einstein ne è testimone. Sì. E no, quindi è così a questo punto la scultura di un maestro, molto Massimo Ferri, eccolo qua, anche lui, di Mantova, del Castiglione delle Spedire. Questa barca in bronzo, mi sembra pronta per i pescatori che devono utilizzarla. Sì. È un senso di arrivo e di partenza insieme, no? E ci sono le ceste dove i pesci andranno o sono appena stati. Qui la materia proprio ha segnato, no? Il bronzo perché tutto restasse a ricordo, rimanesse a memoria. E siamo qui adesso dalla Letizia Cucciarelli, questa commercialista molto attiva e creativa, che ci ha fatto quest'opera singolare, Oracolo Creta. Parla da sé. Sì. Ma a volte, come ripeto, alcune opere d'arte non vanno spiegate perché loro rivelano l'essenza, chi le guarda. Siamo qui. Quest'altra, lavorata in legno, di questo bellissimo legno, con tutto un lavoro particolare, Gianfranco Bartolini, esatto, bolognese, che compie i suoi studi a Padova. È straordinario come sia riuscito a segnare la materia in modo che la luce stessa faccia scultura. Noi percepiamo il senso perché la luce, con le sue forme, segna la forma. Bellissimo. Franco Trevisan, che fa questo imponentissimo toro, lui è di Montagnana, una città singolare dove la chiesa entra di lato nella piazza come se fosse una nave. È famoso anche il palo di Montagnana in provincia di Padova. Straordinario come lui ha saputo patinare anche, no? L'oggetto. Bello, elegante. Sì, elegante. Trattiene la sua forma, la sua imponenza, eppure percepiamo anche questa sua, come dicevi tu, eleganza e stile. Sì. E quindi questo porticato fantastico, in questa sala magnifica, facciamo un primo piano, che possiamo vedere, indietreggiando leggermente un po', così dal professor D'Atanasio, il direttore del Museo Modigliani, e da Salvo Nunes, organizzatore e soprattutto ideatore di Spoleto Arte. Un saluto a tutti coloro che vorranno divertirsi con noi in questi giorni veneziani con un bel sole e tanto divertimento. Buonasera, buon carnevale. Ciao.